si chiedeva di giocare una partita da gente matura, perché contro queste squadre corri il rischio di fare figuracce e basta. Invece i ragazzi l'hanno interpretata nella giusta maniera, hanno difeso per come possiamo fare, per come dobbiamo fare. Abbiamo giocato sempre di sistema, senza iniziative personali, passandoci la palla. E questo penso che va dato merito anche al lavoro che si diceva in conferenza stampa nel discorso fatto anche durante la settimana in cui ci siamo concentrati nel migliorare la fluidità di gioco. Siamo contenti perché vincere queste partite può sembrare facile, ma non lo è e soprattutto non lo è vincerle in questa maniera. Noi contro una squadra che non ci dava punti di riferimento l'abbiamo interpretata in maniera perfetta, in difesa abbiamo difeso con aggressività fino alla fine, abbiamo corso in contropiede, soprattutto nel terzo quarto, così come è successo a Forlì, abbiamo aumentato l'intensità difensiva e abbiamo creato i presupposti per chiudere la partita. Spendiamo qualche parola sempre su Alex Young, che questa sera, oltre tutti, forse ha dato spazio a quello che sa fare meglio. Sì, ma lui si sta calando in questo nuovo modo di giocare per lui dentro il sistema di gioco e con tanta gente attorno che ha punti nelle mani e quindi deve selezionare anche i suoi tiri. Lo sta facendo in maniera egregia, ma quello che mi sta sorprendendo di più è la sua intensità difensiva, perché lo utilizziamo spesso per difendere sul miglior attaccante, sul miglior realizzatore delle squadre avversarie, e devo dire che sia lui sia Maresca è una conferma, lui è una gradita sorpresa perché sta difendendo con grande intensità e con grande spirito di sacrificio. Questo fa sì che il suo potenziale, il suo stare in campo migliora domenica per domenica. Partite come queste, smentiscici se sbagliamo a dirle, aiutano anche chi queste partite magari non ha bisogno di farle, però loro intorno, sappiamo il valore del ragazzo, però partite come queste possono. Possono sbloccarlo, sì, possono sbloccarlo perché a questo punto su era solo un problema, proprio problema mentale, non riusciva di fare le cose che abitualmente faceva nella sua carriera, che ha fatto sempre in carriera. E quindi mi auguro che stasera i due canestri finali lo abbiano definitivamente sbloccato e gli facciano nuovamente ritrovare fiducia, fermo restando che stiamo parlando sempre di un giocatore che viene da un anno di scarsissimo utilizzo e quindi trovare quel ritmo partita, quell'agonismo di partita che è completamente differente dagli allenamenti, ha bisogno anche di qualche settimana in più. Noi abbiamo la possibilità di aspettarlo, nessuno mette pressione, per cui da questo punto di vista sappiamo e conosciamo il giocatore, sappiamo le sue qualità e quindi lo aspetteremo, lo stiamo aspettando con grande serenità. No, era quello, quando parlo di maturità è questo. C'era una voglia, si vedeva dai Maturità è ragazzi stare. carichi veri a prendere quel rimbalzo in attacco. Sì, fino alla fine abbiamo giocato con grande intensità, ripeto, queste sono le classiche partite che se tu prendi un attimo sotto gamba rischi di fare figuracce. Per cui va dato merito anche ai ragazzi di aver giocato con intensità, senza snobbare completamente l'avversario, pensando solo ed esclusivamente a noi stessi, alle cose da migliorare e alle cose che dovevamo fare.